Noi stiamo riformando il piano regolatore generale del 2004, come è noto, e una delle nostre linee di lavoro è quella di utilizzare una riserva di aree pubbliche, quindi sia aree che evidentemente edifici, che possiamo adibire per una politica di promozione pubblica di forme di abitare che sono secondo noi necessarie, ma anche possono dare un impulso alla rigenerazione complessiva della città. L'emergenza abitativa è un'emergenza che con il dilagarsi della povertà, che ovviamente sta colpendo i ceti medi, è un tema che non può non essere affrontato da parte dell'amministrazione. La nostra sfida è quella di trovare delle soluzioni proprio per garantire una degna abitazione e abitabilità a tutti i ceti che ne fanno richiesta. Una tavola rotonda all'Albergo dei Poveri per affrontare le sfide e le opportunità dell'emergenza abitativa grazie alla condivisione di spazi e servizi collettivi, per rispondere alla crescente domanda di abitazioni nelle aree metropolitane dopo una lunga fase in cui il tema della casa è stato trascurato dalle politiche governative. Con l'incremento delle povertà e la diversificazione delle esigenze, emerge la necessità di ripensare le forme dell'abitare in contesti di condivisione, in una parola, il co-housing. Le biblioteche, i luoghi di co-working, lo spazio che serve ai più giovani, ma anche forme di coabitazione, l'abbiamo sperimentato per la prima volta nel condominio intergenerazionale di via San Nicola al Nilo, dove oggi abitano persone anziane insieme con famiglie a basso reddito che si prendono cura di queste persone e che sottoscrivono un patto di collaborazione con la città, prestando quindi tempo e cura a chi ne ha bisogno. Qui noi stiamo parlando di un'idea di città del futuro, dove il punto è cercare di lavorare a politiche pubbliche, a regia pubblica, che vadano incontro ai diritti e alle esigenze di una popolazione sempre più variegata, che però ha sempre più difficoltà ad abitare, appunto, specie nelle aree centrali. Oggi viviamo un grande cambiamento della società e anche i modi dell'abitare cambiano, e quindi queste esperienze di co-housing che riescono a mettere insieme esigenze diverse, ad esempio persone anziane, coppie giovani che possono dare anche assistenza, studenti e abitanti, cioè questo mix di funzioni sociali che diciamo convivono nell'abitare, rappresentano il futuro delle nostre città. È chiaro che diciamo, la famiglia tradizionale che vivono tutti quanti insieme in una stessa casa diventa più un'eccezione che una regola, quindi noi dobbiamo studiare nuove modalità per creare opportunità che significano opportunità sociali, opportunità di convivenza, anche opportunità economiche, perché significa poter mettere a reddito patrimonio. Per rispondere al cambiamento ci vogliono soluzioni innovative.